tutti! Oggi prepareremo la treccia di pan brioche ripiena. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 15 minuti più 2 ore per la lievitazione. Gli ingredienti sono farina, olio, uova, sale, zucchero, lievito e latte. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale il latte, il lievito, e lo zucchero. Vediamo. Facciamo sciogliere il lievito per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina. L'olio, l'uovo e il sale. E andiamo adesso a impastare a velocità spiga per 3 minuti. Il nostro impasto è pronto, dopo aver unito la ciotola andiamo a trasferirlo. Prendiamo una palla, posizioniamo qui, andiamo a coprire con la pellicola trasparente e facciamo lievitare per un'ora. L'impasto è pronto, andiamo a stenderlo adesso con il mattarello. È importante che la pasta sia molto sottile perché poi lieviterà tanto. Andiamo adesso a tagliare in tre parti la treccia e andiamo a farcirla. Io l'ho condita in questo momento con degli insaccati differenti, però a piacere si può condire come si vuole, anche con delle verdure grigliate oppure delle verdurine cotte a baroma. Adesso ho aggiunto formaggio, pomodori secchi e delle melanzane sott'olio. Andiamo adesso a chiudere il nostro impasto. Dopo aver formato i nostri salamini, adesso andiamo a intrecciarli. Inizialmente dobbiamo unire la parte iniziale, poi andiamo a fare una treccia. Andiamo adesso a spennellare con il rosso d'uovo e un po' di latte. Facciamo lievitare per altri 30 minuti e poi andiamo a infornare in forno caldo a 180 gradi per circa 30 minuti. Treccia di pan brioche ripiena. Grazie e alla prossima ricetta!